della tua immensa carità per Dio e per gli uomini di cui
d'essere stata interamente consacrata a Dio e dato un alimento che Gesù non da masti, se non piacere a lui solo. Ripeto, ci prego, la grazia di usare saggiamente i beni per lei nella continua ricerca delle realtà celesti. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
possiamo veramente raggiungere il paradiso per venire via.
Il Signore sia con voi. Vogliamo ancora una volta ringraziare Gesù per averci donato sua madre, la nostra madre, ma allo stesso tempo vogliamo chiedere perdono se non sempre abbiamo ubbidito alla voce di questa madre che ci invita sempre a seguire i comandamenti del suo figlio, che si concretizzano proprio nell'amare Dio e nell'amare il prossimo come noi stessi. Per questo all'inizio di questa Santa Messa vogliamo chiedere perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio. E tutte le genti
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa che il Figlio se non il Padre, né che il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera avete sentito che Gesù loda il Padre Celeste. Perché? Perché? Per quale motivo Gesù loda il Padre Celeste? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose le hai nascoste a chi? Ai grandi, ai potenti, ai sapienti di questo mondo, e a creare ai piccoli. Perché? Per l'ultimo. Noi siamo più importanti degli altri, e ci vede, sì, però questa fortuna nostra nasce da che cosa? Dalla benevolenza di Dio, e Dio ha voluto così, non è che c'è un motivo, altri sì, e altri no. Qualcuno è fortunato, qualcuno è stato sfortunato. Nella benevolenza sua, Dio ha voluto che i misteri di Dio, tutto ciò che Dio è, addirittura, fosse rivelato ai piccoli. Chi sono i piccoli? Voi, cioè voi, come si dica voi? I piccoli di età, quindi l'80% di qua sono uccisi, quindi dovete andare, se non si fortuna, dovete andare più piccoli, i semplici, i poveri, gli umili. E come possiamo chiamare queste persone? Chi sono i piccoli del Vangelo? San Paolo dice, non li chiama piccoli, li chiama tutti, i puri di cuore anche, quindi le attitudini, no? Gesù li chiama piccoli, i piccoli del Vangelo, e San Paolo li chiama adulti, noi diremo oggi, adulti della fede. Chi sono? E quindi? Quindi? Sì? Voi, è facile, voi, proprio. Sì, voi. Silenzio, qua. Mio padre non c'è praticare questo confine, non c'è la testa.
quindi è il suo figlio, il figlio di Dio, che si è fatto, come diceva Demone a Catechismo, Gesù è vero, vero Dio, è vero uomo, che significa non lo chiedo, perché è un po' complicato, si vuole qualche concilio addirittura, adesso che hanno riflettuto su questo tanti secoli fa. Ora, Gesù ci ha rivelato l'amore di Dio. E in che cosa consiste l'amore di Dio? Che i profeti dell'Antico Testamento avevano solamente detto qualche cosina, invece Gesù ci ha rivelato che non ama. Che cos'è questo amore di Dio? In che cosa si concretizza l'amore di Dio? Sapete la cosa che dice concreta? Perché sono chiacchiere, o parole, o semplici parole. In che cosa consiste questo amore di Dio? L'amore dove lo possiamo vedere con l'amore di Dio? Ecco, di cosa è successo sulla croce? E basta. Gesù nel tutto ha sofferto. Poi è morto e poi è risorto. Questo Gesù l'ha fatto per che cosa? Per quale motivo? Per l'amore nostro. Che cosa significa la salvezza? La salvezza. Gesù ci vuole salvare. Che significa che Gesù ci vuole salvare? Che Gesù ci vuole proteggere dai peccati. Ecco, però prima di proteggere ci vuole... Sì, sì, difendere, purificare, ci vuole... Rafforzare i peccati. Grazie.
come il corpo di chi? Ecco, come il corpo di Gesù. Vi ricordate Gesù, il corpo glorioso di Gesù? Lui passava attraverso i tubi, no? All'improvviso lo trovano davanti, cosa contemporaneamente di tante parti. È un corpo glorioso. Come? E adesso il suo corpo, dove sta il corpo di Gesù? Il corpo glorioso di Gesù? In paradiso, in paradiso. Ora, Gesù è venuto allora per fare questo, per dare a noi il paradiso, per darci il paradiso, innanzitutto del cuore, che si chiama grazia di Dio. Poi ci ha dato anche la possibilità di essere buoni e di stare contenti tra di noi. Per questo ci ha dato che cosa delle regole, come si chiama? Questi comandamenti, comandamenti. Poi ha anche fondato una famiglia spirituale, la Chiesa, e noi facciamo parte di questa famiglia, no? Come si chiama? Il sacramento che ci fa entrare a parlare. E se qualche volta magari con i peccati ci allontaniamo da questa famiglia, Gesù è diventato un altro sacramento, è una confessione, no? Una conciliazione. E poi sapete, in famiglia la cosa più bella è quando si sta insieme, quando non siamo insieme, la messa soprattutto. Soprattutto a me è stato bene. Per lui è un bravo cristiano, è un bravo cristiano che non fa la messa la domenica? No, assolutamente no, assolutamente no, non è cristiano, perché i cristiani vanno a una messa minimo la domenica, che proprio potete aver cominciato a bene, non è che tutto, ma per fortuna bene, allora, qualcuno si fa la messa la domenica, è una cosa. Bellissima. Questa creatura chi è? È sua madre, no? Maria. Ma sapete, noi tante volte la chiamiamo Madonna. Sapete che si dice Madonna? Madonna non è quella che ha dato quello sciacco di San Giuseppe, così. Ora adesso c'è uno a Danna, si chiama Madonna, quello maschile. Non so proprio questo per stare. Vabbè, ora. Cosa succede? Sapete cosa significa Madonna? Cosa significa Madonna? No, Madonna viene nel Medioevo, significa mia donna, mia signora. Madonna significa la mia signora. No, in latino, vabbè, l'altra, ogni tanto abbiamo il latino, come diceva la allora, la Madonna. Scusatemi, noi abbiamo detto che Gesù ha fatto tutti questi doni. Prima di Gesù non c'erano questi doni. Questi doni vengono soprattutto la salvezza, la grazia, la possibilità di tutte le risorge, tanti doni meravigliosi, la possibilità di stare in comunione con Dio. Ora, la donna viene qui di Gesù, no, deve uscire di Gesù. Allora, se la donna è prima di Gesù, una stella, la Madonna è una parola. Sapete come la tradizione come si chiama la madre della donna? Sia senza
peccato addirittura originale. Qua con le stelle ce l'abbiamo il peccato originale? Sì. Sì, è vero. Nessuno risponde.
donata a Maria, sin dal momento del crocifisso, è un dono che ho fatto, è un dono meraviglioso, un dono meraviglioso. Ecco allora cosa significa Immacolata Concezione. Significa tutto questo grande regalo che Dio ha fatto, che Dio ha fatto a Maria. Ecco, in previsione, per il fatto stesso che Dio sapeva che Gesù avrebbe portato la salvezza, quella salvezza la donava già Maria. La donava così, la parola è già stata salvata tutta pienezza. Ma secondo voi, questo grande dono, che cosa significa? Gesù lo ha fatto perché Dio voleva preparare un cuore e un corpo bellissimo per suo figlio. Ma significa che la donna ha avuto i doni come noi? Ha avuto dei doni come noi? Ha avuto dei doni ancora più grandi? Eh? È Gesù che ha avuto. Però addirittura, siccome lei è stata fatta tutta bella anche prima di avere Gesù, vuol dire che ha avuto dei doni meravigliosi, grandissimi. Allora ecco, quando noi pensiamo la Madonna Immacolata, dobbiamo dire la Madonna senza peccato originale, e la Madonna che è stata poi stata salvata da Gesù stesso, è stata ancora prima che Gesù morisse, il Padre Celeste l'aveva già salvata. È un miracolo, una cosa di meraviglioso che è avvenuto. E allora per questo motivo noi vogliamo dire alla Madonna, diciamo così, Maria, Dio ha fatto in te delle cose bellissime. Noi forse adesso è un po' difficile capirle, no? Diventa un po' difficile capirle. Però noi siamo certi che se pensiamo di più a te, capiremo sempre di più queste cose. Però tu aiutaci a vivere come tu sei vissuta, sempre senza peccato, sempre, perché la Madonna non fa i propri peccati. E sapete come la Madonna è quella che ci guida nella nostra vita. Un giorno, un ragazzo, all'incirca aveva 10 anni, fece un sogno. Sognò una donna che gli regalava due corone, una bianca e l'altra rossa. E allora questa donna disse a questo ragazzo che si chiamava Raimondo, disse, ma tu scegli, quale vuoi queste due corone, quella bianca o quella rossa? E lui, siccome era il figlio, siccome vedeva questa donna, lui era una donna veramente sorridente, e le scelse tutte e due, le prese tutte e due, e poi si svegliò all'improvviso. Questo sogno, questo ragazzo, se lo ricordava, se l'è sempre ricordato, sempre intitolato della sua vita. Poi addirittura questo giovane diventò grande, diventò
addirittura un uomo che era padre di famiglia, aveva due figli, cominciò a pregare, diceva: io lascio la moglie e i figli, come faranno senza di me? E cominciò a pregare, questo sacerdote si avvicinò e alla guardia, già presso questo motivo doveva essere fucilato, e disse: mi offro io al suo posto, offro io, se io non ho mai un sacerdote, un sacerdote cattolico, sono vecchio, non aprire la vita per lui. Questo aveva stupito, però lui, la guardia fece questo scambio, e questo sacerdote andò insieme a queste altre persone nel bunker della fame e della sete, si dica, bunker della fame e della sete, si dica, si moriva di fame e di sete, perché non gli ha dato niente. E di solito da queste stanze, bunker, sotterranee, si udivano bestemmie, parolacce. Invece, da quella stanza, che grazie a Padre Conte, che padre di Massimiliano Maria Conte, si sentivano invece dei canti, soprattutto dei canti dedicati alla Madonna. E lui poi fu ucciso attraverso la condizione di un acido delle sue vene, proprio la vigilia dell'assunta. Ora, perché vi ho raccontato tutto questo? Perché lui si è sempre ricordato che la Madonna gli aveva dato queste due corone, bianca e rossa. Lui oggi è santo, un santo polacco, santo, grande santo, martire, quindi rosso per il martirio e bianco per la sua testimonianza, soprattutto per la sua castità, per la sua purezza di cuore. Allora noi oggi vogliamo chiedere alla Madonna Immacolata di darci le rose, perché vogliamo anche noi servire la sua strada, vogliamo servire il suo cammino, vogliamo fare quello che Gesù ci piace, però anche noi dobbiamo chiedere alla Madonna, qualsiasi sia la nostra strada, di accompagnarci sempre nell'arco della nostra vita, e soprattutto di darci la forza di essere dei grandi santi. Thank you.
parlo di disgrazia sul solo di Gesù, scelto di disse, per lui che è tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli.